Il tempo è volato, portandosi dietro quel vagone carico di ricordi che corre lungo il suo binario. Un treno carico di sensazioni e sentimenti, belli e brutti, che scorrono sempre più veloci senza sgualcirne il sapore. Poi ci si ferma un attimo, il tempo di rimanere in silenzio ed ascoltare qualcosa che, per chi ormai è abituato ai tempi moderni, ha il sapore di una storia eccezionale, con il suo fascino, il suo gusto romantico e quel finale che lascia a bocca aperta. I protagonisti sono il signor Vincenzo, classe 1914, e sua moglie Teresa, più giovane di 10 anni. Si resta come rapiti a osservarli mentre stanno seduti l'uno accanto all'altro, inseparabili, come del resto lo sono stati negli ultimi 70 anni. Così che quel matrimonio, durato la lunghezza di 7 decenni, affilati l'uno dietro l'altro, ha dell'incredibile. Un evento straordinario, eccezionale. Eppure i coniugi De Biasi hanno appena festeggiato i loro primi 70 anni di matrimonio. Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ci vogliamo bene. Ce ne siamo sempre voluti, è per questo che siamo arrivati ad oggi. Vincenzo De Biasi e Teresa Giannandrea e i festeggiamenti per le loro nozze di ferro, circondati dall'affetto di tutta la famiglia al completo. La loro, una lunga storia d'amore, iniziata durante la Seconda Guerra Mondiale. Era l'8 settembre del 1943, quando Vincenzo, guardia costiera in servizio a Monopoli, fece rientro a Ginosa, a piedi, risultando disertore. Fu allora che conobbe Teresa, che sposò il 5 febbraio dell'anno successivo. 20 anni lei, 30 lui. Come piove. Oggi festeggiate 70 anni di matrimonio? Sì, sì, sì. Com'è stato vivere 70 anni insieme al nonno Vincenzo? Bene, bene. E anche io l'ho voluto tanti beni, mio marito, i figli belli, l'ho accudito a prendere tutti. Quanti figli ha, signora? Bene, Marco. Sei. Sei. E quanti nipoti e pronipoti? 25. Quanto so? 25. Allora, che uomo era nonno Vincenzo? Bravo, bravo. E io più bravo di lui. Che lavoro faceva suo marito? Che lavoro faceva Vincenzo? Tutti i lavori. Ho lavorato. Che lavoro? Contadina? Contadina. Sono fatto tante cose all'uncinetto, vedi quelli, sì, il mio lavoro dell'uncinetto e sono pure altre cose. Ora chiediamo a nonno Vincenzo. Nonno Vincenzo, quanta pazienza ci ha voluto per sopportare nonna Teresa? Quanta pazienza per sopportare una donna 70 anni insieme? Bene. Sono stato sempre bene e anche con le figlie sono stato sempre tranquillo. Ma lei dopo 70 anni è ancora innamorato come il primo giorno? È ancora innamorato della nonna? Sì. Che cosa le è rimasto impresso di questi 70 anni? Come te lo deve dire, cioè non lo so. un ricordo bello o brutto? Ma io sono stata sempre bella, sono stata sempre con la mamma, con i sorelle, i fratelli, un schittino di nemmeno. E ora, mi dite il segreto per restare 70 anni insieme? Come? Il segreto per restare 70 anni insieme? Beh, che ti deve dire? Stavamo sempre uniti e uno guidava uno guidava l'altro, e sorelle, e sono stato bene, abbiamo fatto la vita buona. Chiaro, amore mio. Ora ve l'ho dato un bacino.
Dal loro amore sono nati Michele, il professore nominato di recente Cavaliere al Merito della Repubblica, come il papà nel 92, Giuseppe il carpentiere, Antonio, operatore scolastico, Giulia casalinga che vive a Roma, Mario il finanziere di Messina e Lina, colei che accudisce e che vive nello stesso stabile. 15 invece sono i nipoti, tra cui Vincenzo, dottore in medicina nucleare che vive a Reggio Emilia. Leonarda. Michele. Giuseppe. Mario. No, Leonarda, il ricordo più vivo che ha dei suoi genitori? Di tutti i giorni, perché li accudisco, li vedo e ti mantengono abbastanza in allegria. Un ricordo di quando era piccolina? E ho vissuto sempre in campagna, allora i ricordi solo del lavoro e con loro che ho vissuto sempre insieme. Mio padre era un uomo che ha sempre rispettato gli altri, non si è mai intromesso in nessun modo, neanche nei problemi di casa, perché chi ha sempre mandato avanti la famiglia è stato mia mamma, col sottoscritto che era il più vecchio, e ho sempre sostenuto e sostengo ancora mia mamma in tutto e dappertutto. Che valori gli ha insegnato suo padre? Niente, di lavorare, di avere educazione verso degli altri e niente, cioè abbiamo accudito, abbiamo rispettato, ci rispettano le persone perché siamo agenti che non facciamo danni a nessuno. Erano severi come genitori? Un po' diciamo, cioè quando ci voleva andavano severi e quando potevano davano belle cose diciamo. Bene, un applauso. A loro gli auguri sinceri di tutta la famiglia, degli amici di sempre.